Sono Curio Lili e oggi voglio farvi vedere un nuovo survivor che sto giocando in questi giorni. È uscito da pochissimo e si chiama Conan Exiles. È della Funcom, gli stessi creatori di Age of Conan, per chi avesse giocato l'MMORPG che era abbastanza famoso qualche anno fa. Io ci giocavo, avevo un Herald. La storia parte con il nostro esiliato nelle terre di Conan, che può essere maschio o femmina. Io adesso sceglierò la femmina. Abbiamo le razze, sono tantissime, vedete, sono tutte queste razze, ognuna con il suo background, ognuna con la sua storia e le sue capacità. Ad esempio abbiamo gli Iborian, i Simmerian e gli Stygian, che sono i più famosi. Io parto con gli Iboria. Poi abbiamo la religione. La religione è piuttosto importante perché in base alla religione che sceglierete sbloccherete delle diverse costruzioni, delle diverse ricette da imparare all'inizio del gioco. Se poi non vi piace la religione che avete scelto, non c'è problema perché si può cambiare. Abbiamo Crom, Set, Yogg e Mitra che possiamo scegliere con questa razza. Set, ad esempio, è il dio dei serpenti e del sacrificio. Avevo dato un'occhiata, avevo visto che c'erano anche delle ricette con, ad esempio, dei veleni, antidoti per i veleni e cose simili. Yogg è il dio dei cannibali. Potete uccidere tutti i personaggi umanoidi, sia NPC che proprio persone che incontrerete in giro. E potete mangiarli, dovete purificare la loro carne e potete mangiarli. Mitra è il dio della giustizia, anzi la dea, penso, della giustizia e della verità. E sinceramente non so cosa possa fare, penso che lo vedremo insieme. Scegliamo Mitra. Poi abbiamo le voci. Sono parecchio possenti, la maggior parte. Considerate che il nostro personaggio è un barbaro. Quindi... che le voci siano possenti. Vai, andiamo con la prima. Poi abbiamo la personalizzazione proprio del personaggio per quanto riguarda l'aspetto fisico. Abbiamo i vari visi. Ogni razza ha dei visi diversi. Molti si assomigliano. Questa è carina. Da qua. Colore della pelle. Capelli. Ci sono un po' di pettinature. Allora, quelle con i capelli lunghi non sono messe tanto bene, nel senso che sono un pochino buggate, quindi preferisco quelle con i capelli corti, tipo specialmente questa. Cioè, se allontano il PG potete vedere che si bugga tutta, ma adesso siamo ancora in una fase molto acerba del gioco, si può dire che sia un alfa, se non una pre-alfa addirittura, quindi vabbè, non pretendiamo molto da quel punto di vista. Poi abbiamo le sopracciglia, anche queste. Possiamo personalizzarle, sia il colore che taglio. E gliele faccio anche queste. Anche qui rossetti. Non ho visto se anche il maschio abbia queste cose, penso di sì. Io odio i rossetti, non mi piacciono. Li mettiamo chiarissimi. Poi abbiamo i dettagli del viso per personalizzare ancora di più. Mi sembra un po' Yennefer di The Witch. Qui abbiamo la grandezza del corpo, piccolo, medio, grande, io la faccio piccolina. Poi abbiamo il fisico, qui c'è la nudità, si può vedere anche il personaggio completamente nudo, per motivi che voi penso possiate immaginare, in questo momento non ve lo faccio vedere nudo, anche se ho già fatto una intera live col mio personaggio completamente nudo che correva a chiappe al vento, è stato assolutamente incredibilmente divertente. La cosa bella di questo gioco è che possiamo, vabbè, ingrandire o rimpicciolire il seno come tanti altri giochi e all'uomo possiamo allungare il birillo. Rimpicciolire o allungare. Vabbè. Andiamo avanti. Qui abbiamo la finalizzazione del nostro personaggio. Qui è appesa Lilian, la Iborian, condannata a morte e all'esilio per i crimini di... Abbiamo strozzato un prestasoldi, uno strozzino. Abbiamo disonorato una vergine e abbiamo sodomizzato non so chi. Vabbè, insomma, ci siamo comportati parecchio male. Chiunque rimuova questo corpo, vivo o morto, bla bla bla, verrà perseguitato con tutta la sua famiglia. Ecco qui la nostra bella personaggia. Allora, possiamo giocare in prima persona oppure in terza. Io gioco in terza perché la prima persona mi rompe la nausea. Allora, con B possiamo vedere anche il nostro personaggio per vedere com'è venuto. In alto a sinistra possiamo vedere vita, stamina. La stamina è quella che usiamo per correre, combattere e fare qualsiasi altra cosa. Poi abbiamo la sete, la fame, l'esperienza guadagnata e il peso. Premendo I possiamo andare a vedere l'inventario
Qui abbiamo le ricette. Adesso, vabbè, io ho messo la telecamera proprio nel posto migliore. Ecco, ho spostato la telecamera in basso così che possiate vedere meglio. Qui abbiamo tutte le ricette, le più che ricette, le cose, le conoscenze che abbiamo, quelle che già conosciamo. Andando su Level Up possiamo aumentare le statistiche del nostro personaggio mano a mano che livelleremo. Vedete, c'è forza, agilità, ognuna di queste fa qualcosa. Ad esempio, Grit ci dà più stamina, quindi possiamo correre e combattere di più. Io adesso aumento questa. Su Learn Recipes possiamo invece imparare delle cose nuove, acquisire nuove conoscenze. Al momento possiamo craftare l'altare di Mitra che ci sbloccherà queste altre cose. Vedete, ogni volta che craftate qualcosa sotto vi dice che cosa vi viene sbloccato. Quindi imparando, anzi craftando l'altare di Mitra, possiamo fare lo scettro, l'ambrosia e delle offerte a Mitra che verranno craftate direttamente dall'altare. Abbiamo gli strumenti base, piccone, torcia e una piccola, sì, non è proprio un'armatura, sono più tuniche da deserto in questo momento. Poi andando avanti, come potete vedere, ci sono tantissime altre cose che possiamo imparare. Una pietra, c'è qualcosa che io ogni santa volta che gioco dimentico di prendere, a parte, vabbè, le fibre della pianta, ed è la borraccia con l'acqua. Mettiamola qui. C'è un pochino d'acqua, non tanta. Beviamocela già, così possiamo alzare il livello per abbassare il livello di sete. Purtroppo non ci sono ancora i sottotitoli, perché penso che li metteranno più avanti. Anche con questa pietra possiamo interagire, sembra raccontarci qualcosa sulla storia di questi dei, di queste popolazioni, di quello che succede all'interno di questo mondo, però senza i sottotitoli sinceramente non ci capisco una mano. Adesso ho raccolto delle fibre di pianta, vedete? Plant fiber. Con queste fibre della pianta io posso craftare le armature di livello base. Ad esempio, posso farmi dei guantini, tipo la prima cosa che possiamo fare. E possiamo trovare anche semi e qualcosa da mangiare. Tipo questi insetti molto carini. Per adesso li lasciamo stare e proseguiamo. Vedete che in basso a destra mi sta facendo vedere la progressione dell'oggetto che io sto craftando. Adesso questo server è mio. È un server mio. Ho messo l'esperienza 10 per, quindi esperemo più veloce per farvi vedere un po' di cosine che ci sono nel gioco. Quindi non prendetevi a male se vedete il mio personaggio, ecco, che livella a go-go, ma è una cosa voluta. Proprio ho messo l'esperienza altissima, così posso farvi vedere più cose. Io sbloccherei ancora la stamina, vai, sì, che la stamina in questo momento mi sembra la cosa più importante. Se abbiamo sbagliato qualcosa non c'è problema perché possiamo resettare tutti gli attributi. Stessa cosa per le ricette, vedete, reset tutto. Possiamo resettare anche questo. Allora, io sbloccherei le ricette per fare la conoscenza dell'ascia, anzi dell'accetta, che sta lì proprio da andare a tirar giù gli alberi. Il letto è importantissimo perché è l'unico punto di salvataggio che abbiamo. Non si può proprio salvare, nel senso che quando moriremo, e moriremo, invece che tornare allo spawn iniziale, torneremo nel punto in cui abbiamo lasciato il letto. Vedete, l'esperienza sta salendo velocissima, ma è proprio perché ho messo questa cosa dell'esperienza 10x sul mio server. Sugli altri server, sui server normali che sono 1x, sale molto lenta. Poi dipende anche cosa fate. Facendo PvP l'esperienza sale parecchio. Quindi più persone uccidete, più veloce salite. Stare nel deserto non è mai una buona idea, almeno rimanerci, più che altro perché ci sono delle tempeste di sabbia. Se nel vostro server sono abilitate, io nel mio le ho abilitate. Praticamente non vedete più un accidente. Non so che altri tipi, che altri effetti avranno su di noi, forse faranno venire più sete. Comunque, andare verso le oasi è sicuramente un'idea migliore, anche se bisogna stare molto attenti perché sono popolate di bestie feroci. Ci sono gli uomini tartaruga, ci sono quei mutanti mezzi goblin che vedete dritto davanti a me, ci sono coccodrilli, più in alto dove ci sono anche le gazzelle, iene, avanti potete vedere che ci sono degli aborigeni, possiamo chiamare dei nativi, sono bastardi nativi, fanno malissimo, quindi cerchiamo il più velocemente possibile di equipaggiarci e di fare almeno una spada. Adesso col piccone posso andare a picconare i roccioni in giro in modo da gatterare molte più risorse. Ok, vediamo di raccogliere anche un po' di legna utilizzando l'accetta.
vedete, tirando giù gli alberi. Prendiamo la legna, utilizzando invece il piccone andiamo a scortecciare l'albero, vedete, bark, bark, la corteccia. Ok, qualcuno mi ha visto, non so chi, il mutante, quella specie di mutante. Io adesso non ho ancora una spada, quindi lo affronterò con il piccone. Ah, cavoli, no, però mi ha visto anche l'umano, ecco, l'umano è un problema. Utilizzando shift e i tasti direzionali possiamo evadere gli attacchi nemici. Non è proprio così facile perché spesso si lagga. Adesso io qui non vorrei morire subito. Posso evitare, che se la vedo molto dura, perché questa ha una spada, mi fa molto male. Io ho solamente un piccone. Partiamo molto bene. Ok, prendere l'ascia. Potrei craftarmi anche uno scudo, ma non so se riesco a essere... No! Veloce abbastanza. No. Allora, vediamo se riesco a evitare magari i suoi attacchi. Ok, ne ho evitato uno. Salta. Il problema è che utilizziamo la stamina. Vedete, lui ha la spada di pietra. Io non ho una spada. Vabbè. Sembra che... Non lo so, non la voglia usare. Forse perché la nostra personaggio è troppo gnocca. Non la vuole uccidere. No, vabbè, ogni tanto, ogni tanto. Il gioco è molto buggato, vedete, vabbè. Questo qui si è buggato e non ci farà niente, non ci ucciderà. Come vi dicevo, siamo in Early Access. È una fase pre-alpha del gioco, quindi... Non prendete per oro colato tutto quello che state vedendo, perché sicuramente più avanti verrà sistemato. Allora, c'era anche il mutante che avevamo ucciso qui avanti... Vorrei ritrovarlo per prendere la carne. Almeno ce la mangiamo. Io la carne umana non la posso mangiare perché non ho scelto il dio dei cannibali. Vedete, abbiamo raccolto la pelle, carne umana. Ma ripeto, io non la posso mangiare quella carne lì. Ecco che ci attacca un altro di quei mutanti orribili e schifosi. No, pure la persona. No, però così no, Così non vale. Poi insieme non posso. Allora, io mi prendo la carne del tipo. Salta per aria. Riesco. Ok. Presa, vai. Sto prendendo la carne, carne e pelli. Ora che abbiamo carne e pelli, dobbiamo fare un falò per cuocerla, per cucinarla. Altrimenti non ci conviene mangiarla, perché ci becchiamo un bel avvelenamento da cibo. Ah, altra cosa, se vedete in basso, i miei oggetti, tutte le cose che crafto hanno una durata, non proprio una durata, una durability, diciamo. E possiamo ripararli. La tunica si ripara utilizzando i fiber, vedete, 10. Adesso vabbè, è un bug grafico, in realtà noi vediamo, non vediamo che è stata riparata, ma è stata riparata, ecco, infatti. Mentre per quanto riguarda gli stone pick, il piccone e l'accetta, possiamo ripararli utilizzando la pietra. Qualcosa altro ci ha attaccato. Ecco un altro mutante. Basta che non siano gli uomini tartaruga, perché quelli fanno malissimo. Ho provato ad affrontarli una volta e ci sono morta molto male. Questo gioco è ovviamente molto più divertente se lo fate con gli amici. Anzi, è un gioco da fare con gli amici, o anche se non sono vostri amici, con altre persone comunque. Adesso io nel nido vado a fregare le uova, perché queste me le posso mangiare, considerato che il mio personaggio ha fame. All'inizio è meglio evitare le zone con le antilopi, perché sì, ok, possiamo mangiare le antilopi, ma a parte che corrono a palla. Il problema è che nelle zone dove ci sono le antilopi ci sono anche le iene, e io non vi consiglio di affrontare una iena a livelli bassi, perché non si può fuggire da una iena. Vi morde le caviglie e vi azzoppa, praticamente. Prendiamo anche la carne dall'antilope. No, più che altro perché vi faccio vedere la differenza delle carni. Vedete, la carne dell'antilope è carne buona. Questa possiamo mangiarla, possiamo cucinarla. Questa invece è carne ferale. Non ho sinceramente capito ancora la differenza tra le due carni. Vedo che questa marcisce abbastanza in fretta, mentre quella delle antilopi dura molto molto di più. Non so se poi, vedete, ingrediente, sono degli ingredienti e possiamo farci probabilmente delle ricette più avanzate. State molto attenti quando rubate le uova. Ecco qua, perché se ci attacca uno degli uomini tartaruga, possiamo dire addio alla vita a livelli così bassi. Ok, io queste uova me le mangio perché ho la fame, inizio a sentire i morsi della fame.
cosa? Ecco, coccodrillo. Coccodrillo non affrontatelo a livelli bassi, assolutamente. Quindi via, corriamo via. No, attenzione perché là ci sono gli indigeni. Cerchiamo di allontanarci. Corri! Vai, Lilian! Devo ancora craftarmi la spada in tutto ciò. Vediamo se posso craftarla mentre aspetto che arrivi. Anche l'arco posso fare. Forse sarebbe meglio. No, c'ho ancora il coccodrillo. Segue. Forse sarebbe meglio fare l'arco. Se ne abbiamo già un'arma a distanza. Altro uomo tartaruga. Vediamo dove siamo. Allora, questa è la mappa. Carica, ecco. Io vorrei proseguire lungo il fiume, solo che mi devo sbrigare. Immagino abbiamo ancora coccodrillo dietro, sì. Non ci molla. Io ho solo paura di beccare le iene. Cosa? Un altro? Ecco, un altro coccodrillo. Bastava quello che ci inseguiva, ce n'è un altro ancora. C'ho ancora l'altro dietro. Forse si riesce. No, l'uomo tartaruga! Che cavolo. Sì, vabbè, ma. A parte che li sento correre verso di me, ma non li vedo. Ciao, coniglio. Sto raccogliendo cose mentre scappo. No! Due coccodrilli addirittura! Non uno, due! State molto attenti quando correte in giro come dei pazzi, come sto facendo io in questo momento, perché. No, la iena! No, la iena no! Non posso vedere la iena! No, corri, ti prego, corri, vai nell'acqua, fai qualcosa! La iena no, la iena no, la iena no! Vedete, crippled. Vuol dire che ci ha azzoppato e non riusciamo a fuggire. Nell'acqua sì. Nell'acqua la iena non ci viene. Non fate quello che sto facendo io, come vi ho detto prima. Non correte in giro come dei pazzi. Perché ci siamo, posso anche riempire la borraccia e bere. Ma sì, andiamo mentre fuggo. Almeno ho riempito la barra della sete. Oh, forse mi hanno mollato? C'ho ancora il coccodrillo là, guarda che lo vedo, non mi molla più. Solo che io devo craftare il letto, altrimenti quando muoio perdo. Allora, quando moriamo perdiamo tutta la roba, la perdiamo comunque. Non è che ci rimane se abbiamo il letto, però almeno possiamo andare a guardare sulla mappa dove siamo morti e andare a recuperare le cose dal nostro corpo. Non è così facile, credetemi. Io faccio sempre una fatica incredibile andare a recuperare le cose dal mio corpo morto, perché non lo trovo. E comunque la mappa è piuttosto grande, sembra piccola, ma in realtà è grande. E anche se voi, non lo so, voi magari siete in questa zona, no? Morite qui, è difficile trovare il corpo perché a volte magari è in mezzo ad una foresta, c'è l'erba sopra, quindi non si vede tanto bene. Per oggi ragazzi ci fermiamo qui, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere se vi piace il gioco perché magari portiamo altri episodi, andiamo avanti, vediamo altre cose che si possono craftare e grazie mille per aver guardato, alla prossima, ciao!